Riporre nelle cappelliere solo il bagaglio più voluminoso, l'altro va messo nella sedia sotto di voi, davanti a voi, ci siamo capiti. Buongiorno, buongiorno, buon caffè. Aereo strapieno, anche a causa di uno sciopero, messaggio ripetuto più volte di riporre soltanto un bagaglio voluminoso nella cappelliera, tutto il resto tenerlo addosso perché questo serve a dare un po' un'opzione anche agli altri. E vedi distinti signori, signore eleganti, ragazzi dallo sguardo limpido, molto green, che del tutto disinteressati a quello che viene detto, caricano bauli, giacche, golfini, zainetti là dove dovrebbero mettere un solo bagaglio. Allora ti chiedi perché? Ti chiedi perché ci sentiamo sempre superiori agli altri. Il nostro bisogno è sempre più importante degli altri. Siamo sempre più furbi. Gli altri si attengono pure alle regole. Io non posso, io ho bisogno di mettere lì il mio bagaglio. E se qualcuno ha qualcosa da dire, s'arrangia. Bagagli messi in modo tale da non farci stare gli altri, quando basterebbe un po' di Tetris per capire come mettere gli oggetti. Ma è chiaro che questo non è un caffè sulle cappelliere, sui bagagli, ma è un caffè sul senso civico. È un caffè su come possiamo poi immaginarci di dare un contributo alla società se falliamo nelle piccole cose. Perché è follia pensare che l'eroismo arrivi nel momento della grande battaglia. È impossibile vincere le Olimpiadi se non ti alleni tutti i giorni nelle piccole cose. Invece noi giustifichiamo chi salta la coda, chi è furbo nell'ottenere una pratica particolare, chi si disinteressa di un cartello, chi parcheggia dove non dovrebbe. Perché la fine della fiera è una sorta di sopravvivenza. Certo, forse può dipendere dal fatto che le grida manzoniane si moltiplicano in un paese come il nostro, arrivando ad essere talmente tante e talmente vessanti che non si può non infrangerne qualcuna almeno tutti i giorni. Ma questo è un alibi alla fine, è un modo per dire che io conto più degli altri, che il mio individualismo è superiore agli altri. E allora poi come si fa a parlare di senso civico? Non basta studiare le cose, bisogna farle. Buongiorno e buon caffè.